Eccolo qua, siamo in diretta. Dopo un po' di tentativi e con l'aiuto del nostro carissimo amico Mattia, che saluto, persona straordinaria, veramente, è un piacere conoscere persone come Mattia. Allora, oggi ti eri riproposto di parlare di un argomento di cui io conosco veramente poco, quindi sarà ancora più piacevole ascoltarti perché in effetti conosco quasi niente. L'argomento è i due colossi. Vuoi cominciare, Silvano? Sì, cominciamo. Qualunque scolaretto che arriva alla quinta elementare ha sentito parlare delle sette meraviglie del mondo antico, una delle quali fu il Colosso di Rodi. Ma però dopo questo non sa niente, non sa che cos'era, dov'era, perché fu eretto, cosa successe, eccetera. Quindi ora io ti racconto brevemente la storia del Colosso di Rodi. Facciamoci indietro di 24 secoli e arriviamo alla morte di Alessandro Magno nel 322 a.C. Dopo la morte di Alessandro Magno, i suoi quattro generali, che si chiamavano Antigono, Tolomeo, quello che si fece con l'Egitto, Antipatre, che si fece con la Grecia, e Seleuco con la Siria. Questi cominciarono a combattere, a farsi guerra l'uno all'altro per vedere chi doveva ereditare l'impero di Alessandro Magno. E evidentemente non ce la fecero. Quelle guerre durarono 47 anni. Ovviamente non erano ancora vivi i generali originari e quindi erano i loro successori che combatterono. E non si risolsero le cose fino alla prima metà del III secolo, nel 275. Ma questa storia è la visione generale. Andiamo a vedere cosa successe invece con Rodi. Rodi è l'isola più grande del sud Egeo, è circa 1000 km² e quindi aveva delle fortificazioni, era un'isola importante. Rodi si schierò all'inizio con Antigono, uno dei quattro generali di Alessandro Magno, ma poi cambiò casacca e si alleò con Tolomeo di Egitto. Antigono decise di punire Rodi severamente e incaricò suo figlio, aveva un figlio che si chiamava Demetrios Poliorchetes, Poliorchetes vuol dire esperto in assedi, di sottomettere Rodi con una delle sue macchine d'assedio famose nell'antichità. E Demetrio Poliorchete costruì una torre d'assedio incredibile ancora oggi. Non è che fosse la più grande del mondo antico, ma era di dimensioni straordinarie. Aveva una base quadrata di 20 metri per 20 metri e un'altezza di 40 metri. Non era perfettamente parallelopipeda, era un po' a tronco di piramide verso l'alto, ma aveva un complemento di 3.400 uomini. La torre era semovente e c'erano degli argani alla base che venivano operati da circa 200 uomini. Alla base sempre c'era un ariete di 55 metri di bronzo, operato da 1000 uomini. Silvano, scusa, cosa vuol dire che era semovente? Semovente vuol dire che c'erano degli argani a mano da con la forza, diciamo, muscolare, che facevano muovere delle ruote e facevano avvicinare la torre nella direzione voluta. Non è che avesse un motore, il motore era la forza muscolare. Alla base della torre c'era un ariete di 55 metri operato dalla forza di 1000 uomini e quindi capace di sfondare qualunque muro, qualunque muraglia, sempre che fosse a distanza ravvicinata. Quando i rodiani o rodiesi o rodi, come si chiamano, si accorsero che si stava preparando Demetrio, organizzarono il contrattacco e nottetempo andarono ad allagare il terreno dove si ergeva la torre, così che la torre si affossò e non si mosse più. La torre aveva un nome, si chiamava Helepolis, o Polielena, se si vuole tradurre in italiano. Rimase famosa nella storia e anche descritta da Vitruvio, l'architetto romano, famoso per le sue opere di architettura. Quindi conosciamo molti dettagli di questa torre. Poi dei 3.400 uomini, gli altri si occupavano delle macchine assedianti propriamente dette, cioè le catapulte,
i razzi, i missili che avessero. In ogni caso, la torre rimase affossata e non si mosse più. La torre era protetta da placche di bronzo e placche di altri metalli tutto attorno. Quindi, quando se ne andarono le forze di Antigono e lasciarono la torre lì, gli uomini di Rodi decisero di usare i materiali rimasti indietro per fare una statua in ringraziamento per scampato pericolo al dio Sole, a Helios, e incaricarono uno scultore, un architetto Tenace. che fosse di Lindos. Lindos è una cittadina di Rodi ancora esistente oggi. E Carete di Lindo gli costruì il colosso. Quanto fosse grande questo colosso ce ne renderemo conto durante il racconto. Ma se tu cerchi nelle referenze, ti dice circa 30 metri, aveva 30 metri di altezza. Con molta probabilità era più grande di quello. In ogni caso, Carete di Lindo ci mise 10 anni a costruire il colosso, dal 290 al 280. Ci sono dei racconti che dicono che che presiedesse il porto di Rodi, una gamba su un molo e una sull'altro, ma questo non è certo. Il fatto è che il colosso fu un emblema di Rodi per circa 50 anni. Arrivato il 236 avanti Cristo, cioè siamo alla fine, all'ultima metà del terzo secolo, un terremoto terribile investì Rodi e distrusse il colosso. Il colosso cadde in 1.000 pezzi, metà a mare e metà a terra. I pezzi rimasero sul posto per 1.000 anni, fino a quando arrivarono i musulmani nel VII secolo, che portarono via ogni rottame che poterono, caricandolo su una carovana di 900 cammelli. Quindi tu puoi immaginare la quantità di bronzo e la quantità di materiale che avesse questo colosso. In ogni caso, la storia del colosso del mondo antico termina qui. Questa è la prima parte di questa storia che ti sto raccontando. La seconda comincia 5 secoli dopo il crollo del colosso. Ma io mi sto chiedendo, ma scusa Silvano, io mi sto chiedendo, Silvano mi senti? Mi Sì, ti sento. sto chiedendo che tecniche costruttive avevano per costruire opere di questo tipo, Questo me lo chiedo opere anch'io. gigantesche. Questo me lo chiedo anch'io ancora oggi e non ora. C'è qualche risposta, Silvano? C'è qualche risposta a questa No, domanda? io la risposta non ce l'ho. So solo che a quei tempi lì si facevano delle opere di dimensioni gigantesche. La polielena non è la sola, il colosso non è il solo. Rimangono tante altre, di questo potremmo fare anche un video più tardi, sono le piramidi di Egitto, che ancora oggi non si sa che cosa fossero. Si sospetta che fossero centrali elettriche, però non tocchiamo l'argomento perché sennò ci perdiamo. Arriviamo al fatto che Va bene, prosegui pure. il colosso rimase mezzo a mare e mezzo a terra. 5 secoli dopo, siamo adesso ai primi del terzo secolo, ultimi del secondo, primi del terzo, tra il 197 e il 202. Fu propretore di Siria un funzionario della burocrazia romana, sotto Settimio Severo. Per situarlo nella storia, diciamo, durante la persecuzione anticristiana che sacrificò le famose Felicità Perpetua. E questo propretore si chiamava Tito Cornasilio Sabino. Cioè non era romano, ma era di origine sabina. Comunque devotissimo all'imperatore ed estremamente efficiente negli affari di Stato. E lui si recò in Siria con la famiglia. La famiglia era composta dalla moglie, Pomponia Massimilla, e 3 figlie, che si chiamavano Plancina, Egnazia e Cornelia. Tito Cornasilio era un collezionista accanito di antichità. E i mercanti locali lo sapevano, lo andavano a trovare. Quindi, poco dopo essere arrivato a
alla Siria, arriva un mercante di antichità ebreo e gli dice: guarda, dice, io ho un pezzo che ti farebbe l'invidia di tutta Roma. E se vuoi te lo faccio vedere, è un pezzo del Colosso di Rodi. E Tito gli fa: il Colosso di Rodi? Ma Rodi è a 1.000 chilometri da qui. E tu vieni a trovarlo e io ce l'ho nel mio giardino di Acca. Acca, che esiste ancora oggi come Acco, sarebbe la San Giovanni d'Acre dei Crociati, molti secoli dopo. Dice: ma io ce l'ho nel mio giardino. Dice: ma quale parte del Colosso è? Dice: è la testa. La testa non si è mai trovata. Dice: no, non è la testa, ma è qualcosa che ti interessa. Sai che cosa sono i genitali del Colosso? E allora Tito Porca. si incuriosì, gli venne la voglia di andarlo a vedere, dice: vengo ad Acca nel tuo giardino a vedere. E si trasferisce ad Acca, questo lo porta lì, sposta un cespuglio. E dentro c'erano i genitali del Colosso, cioè un tronco di 4 metri per uno che riposava su due cuscinetti, chiamiamoli così, eh? Il tutto pesando 5 tonnellate di bronzo puro. E naturalmente Tito si sentì sbalordito, dice: ma come ha fatto ad arrivare qui? Ah, dice, c'è tutta una storia, dice, sai, dopo che il Colosso cadde, alcuni pezzi andarono a finire a mare, altri andarono a finire a terra. Ma dice, 40 anni fa, dei sommozzatori a Rodi videro questa parte, questo frammento del Colosso, che era stato scoperto dalle correnti marine, correnti sottomarine. Allora lo ripescarono e lo diedero a un capitano di mare, che lo mise galleggiando, quindi a rimorchio, nella sua nave, con pelli gonfiate, eccetera, e lo portò fin qui. Però, dice, entrando ad Acca, dovette sganciare il peso dalla nave, e come non è affondato, è andato via, è andato a finire in fondo. Però, dice, 2 mesi fa lo abbiamo recuperato. Lo abbiamo trascinato qui nel mio giardino, ed ecco, se lo vuoi, è tuo. E allora dice, ma aveva ancora dei dubbi. Dice: ma guarda, dice, questo sembra troppo grande per poter avere espletato le funzioni del Colosso di Rodi. Non poteva essere così grande. Ah, dice, guarda, sono una delle due. O il Colosso era molto più grande di quanto si credesse, o il Dio Sole era stato dotato di un super elemento. E carete di lindo gliel'ha messo tra le gambe, cioè una delle due. In ogni caso, dice, se lo vuoi è tuo. E allora Tito Cornasico fa i negoziati col mercante, paga il prezzo e dice: guarda, lascialo qui. Dice: alla prima occasione per Roma io me lo porto. E infatti la prima occasione non si fece attendere, perché arrivò una indicazione dell'imperatore che voleva Tito Cornasilio a Roma per una riforma del sistema fiscale, che avrebbe comportato diversi anni di lavoro. E quindi Tito Cornasilio non vide l'opera, non vide l'ora, e arrangiò, fece tutte le cose per poter portare il pezzo, diciamo, a Roma. I capitani di mare locali non ne volevano sentire, dicevano: no, è troppo pesante. Eccetto un egiziano che aveva portato diversi obelischi a Roma e aveva esperienza nel portare carichi straordinari, e quindi lui disse: no, questo per me, dice, no, è un giochetto, dice, lo porto senz'altro. Bisogna solo rinforzare, imbragarlo e metterlo dentro in maniera che non si muove, perché se si muove questo mi fa affondare la nave. E allora Tito arrangia questo, però non dice niente alla moglie. Cioè, racconta una bugia alla moglie, dice: guarda, dice, bisogna tornare a Roma, eccetera, tu e le ragazze, precedetemi, aspettatemi a casa. Aveva la casa sull'Aventino. Dice: io vengo però una missione speciale. E qui si imbarcò sulla nave che portava il pezzo del Colosso in Italia. E questa nave naviga e arriva a Brindisi.
A Brindisi Tito cercò di occultare il pezzo come meglio potere, con tele, con cose, però non riuscì ad occultarlo dagli scaricatori di porto, i quali sparsero la voce che c'era questo pezzo in porto. Ci fu un pellegrinaggio costante, di donne che erano rimaste senza figli e lo volevano toccare come talismano, e poi anche di ragazzi in età da marito, perché era la stessa cosa. Quindi la Pure. notizia si sparse immediatamente in tutta Brindisi che c'era questo pezzo, al porto da toccare. E allora, dopodiché Tito lo fece mettere su un carro trainato da 5 paia di buoi e con questo si recò a Roma. E arrivò a Roma in 20 giorni. Naturalmente, a ben saputa della moglie, che non si aspettava di vedersi arrivare in giardino, questa roba qui. Però un giorno che Pomponia era in giardino, nel pomeriggio, sentì un rumore di imprecazioni, schiocchi di frusta, rumori di ruote che si muovevano, si affaccia e vede un carro salire verso la casa sull'Aventino e il marito che si dava da fare per spingere il carro anche lui. Non sapeva cosa fosse perché Tito l'aveva coperto con tele di tutti i tipi, però quando il carro arrivò, la povera Pomponia arrossì, si vide arrivare una cosa che non si aspettava affatto. E Tito immediatamente lo fece mettere in diritto. Ora, sulle prime lo voleva mettere diritto, verticale, poi però disse no, perché i palazzi imperiali erano troppo vicini. Questo può sembrare un insulto, quindi lo mettiamo coricato, lo mettiamo orizzontale in giardino. E ci fece scrivere un'iscrizione, una lapide che diceva: Carete di Lindo, Colosso di Rodi, frammento. E poi cominciò a invitare vicini, cominciò a invitare antiquari, cominciò a invitare, perché voleva che morissero di invidia, insomma, questa era l'idea, di Tito a Roma. E effettivamente per anni, mentre lui si occupava degli affari di Stato, riceveva continue visite da questa gente. L'unica persona che non venne mai a vederlo fu Settimio Severo, che Tito temeva, perché se l'imperatore lo vede, me lo confisca e io non l'avrò più. Quindi lui tentava di minimizzare la cosa dicendo: Ah, no, no, non è un pezzo tanto importante, me l'hanno dato, sai, così com'è. Cioè, l'imperatore non andò oltre. Però gli affari di Stato continuavano e verso il 205, 207, verso la fine del primo decennio del terzo secolo, l'imperatore organizzò la campagna dove avrebbe trovato la morte, cioè la campagna di sottomissione della Caledonia, della Scozia, che ancora non era caduta sotto il dominio romano. E andò da Tito Cornasilio e gli disse che lo voleva come organizzatore della campagna, cioè poi io ti darò il governatorato di Lione, della Gallia Lugdunensis. Quindi arrangia le tue cose, chiudi bottega qui e vai a Pallanza sul Lago Maggiore, che si chiamava Verbano. Anche oggi credo che il nome del Lago Maggiore sia il Verbano. Benissimo. E allora Tito chiude bottega, comincia a salutare la gente e carica il pezzo su un carro di buoi di nuovo, che a tappe lo portò prima a Bologna e poi a Pallanza. Pomponia, con buon senso, gli aveva detto: Guarda, perché non lo latti qui e poi lo fai trasportare via mare sul Rodano fino a Lione? Molto più semplice. Tito non ne volle sentire, voleva accompagnarlo lui, insomma, si era innamorato troppo di sto pezzo e lo fece portare effettivamente fino a Pallanza. Però cosa succede? Che arrivato a Pallanza, il carro di buoi doveva prendere una salita piuttosto ripida e i buoi non ce la facevano. Al che Tito scende, mette il suo cavallo, lo aggiunge ai buoi e comincia a tirare anche lui per vedere,
di fargli superare l'ostacolo. Però quello sforzo gli fece rendere conto che quel pezzo non avrebbe mai superato le Alpi, era troppo pesante. Mentre pensava sul che fare, il corno di un bue andò a punzecchiare il cavallo nelle parti tenere, al che il cavallo si difese con un calcio che colpì il muso del bue. E il bue, per evitare i calci, si andò sulla destra, e arriva al ciglio della strada, e il disastro succede. Cioè il pezzo precipita sulla riva del lago, a 10 o 20 metri più basso, e si affossa nella sabbia. Allora, a questo disastro il povero Tito non sapeva che fare. Comunque fece coprire il tutto con alte tele, eccetera, mettendo in carica il suo fidatissimo Liberto Cassio, e poi andò a casa. Arrivato a casa, passano 2 giorni e arrivano 4 cavalieri a cavallo in fretta. Dice l'imperatore: passa da qui e vuole alloggiare quindi 2 di noi. Restiamo qui per preparare gli alloggi, gli altri proseguono per Lione. E Tito riceve l'ordine di trasferirsi lui a Lione per aspettare l'imperatore in Gallia. Ora, Tito aveva a Lione un fratello commerciante che si chiamava Lucio, e quindi diceva: ah, questo non è problema, lì ho alloggio, ho vitto, eccetera, quindi non si preoccupa. E andò a Lione, però. A metà strada l'imperatore decide di andare a Milano invece di proseguire per Lione, e poi di proseguire per Lione più tardi. Quindi Tito si è trovato praticamente da solo, è arrivato a Lione. Va a trovare il fratello, convenevoli, cioè, vede la famiglia del fratello che non vedeva da anni, e comincia a godersi la vita perché la situazione era piuttosto piacevole. Poi lui aveva questa ambizione di diventare governatore o pretore o che fosse delle Gallie. E durante una cena, purtroppo poco dopo cena, arriva la fitta al cuore e Tito si rende conto di aver sofferto un infarto. Chiamano il medico, il quale prescrive il riposo assoluto. Il giorno dopo Tito si riprende, la sera, secondo infarto, questa volta fatale. E quindi la vita di Tito Cornasidio terminò a Lione. Effettivamente successe, si verificò piuttosto quello che dice Orazio della pallida morte. La pallida morte si dà la stessa pedata ai tumori dei poveri e alle regge dei re. E questa volta la diede alla casa di Lucio Cornasidio. E quando arrivò la notizia a Pallanza, prima di tutto Pomponia era rimasta felicissima che il pezzo fosse caduto, perché non ne voleva sapere di averlo a casa. E il Liberto Cassio sapeva benissimo l'attitudine della sua domina verso queste cose. Quindi quando arrivò la notizia, Pomponia si rese conto che rimanere a Pallanza sarebbe stato inutile, che non conoscevano nessuno. Quindi lei e le 3 ragazze decisero di tornare a Roma. E così fu. Cassio non aprì bocca sul pezzo. Ecco, ordinò a tutti gli altri servitori di fare lo stesso per non disturbare la Pomponia. E quando le 3 ragazze e la madre partirono per Roma, si chiude il secondo episodio della storia dei due colossi. Il terzo comincia 15 secoli più tardi, cioè passarono 15 secoli da quando questo pezzo si affossò sulla riva del Verbano fino all'arrivo sulla scena del cardinale Federico Borromeo. Il cardinale Federico Borromeo era cugino di San Carlo Borromeo, che era morto il secolo prima, relativamente giovane, aveva 46 anni, ma aveva lasciato una memoria vivissima in tutto il circondario di quello che era stato, anche per Milano, dove era stato arcivescovo negli ultimi anni. Aveva fatto un bene enorme, si era adoperato per far rispettare i decreti del Concilio di Trento,
e quindi aveva lasciato una memoria effettivamente splendida. Il cugino voleva onorarlo con una grande statua. E cominciò a raccogliere materiale, cominciò a raccogliere fondi per costruirgli una statua sul Lago Maggiore, statua che ancora oggi si trova lì, lo si conosce come il San Carlone di Arona. Siamo ai primi del XVII secolo. E verso gli anni 1620, così, si progrediva nel raccogliere i materiali, ma non si era arrivati ancora ad avere tutto quello che si voleva, tutto quello di cui si aveva necessità. Però arriva il 1633 e muore il cardinale Federico Borromeo. E avevo che fare, bisogna fare un comitato perché possa mandare avanti l'opera. E lo comitato fu messo su con una certa fatica, perché non era facile trovare uomini determinati, decisi a fare una cosa del genere. Però lo fecero e cominciarono a raccogliere materiale, specialmente rame con quale dovevano fare la cotta di San Carlo, e pietre, altri metalli, così. Però succede che dopo la morte di Federico, nel 1670 qualche cosa, scoppia una guerra tra Francia e Spagna. E un contingente di soldati francesi passano da Arona, trovano il rame e quegli altri metalli e se li portano via. Come dice un proverbio, dice: non tutti i francesi sono ladri, ma buona parte sì. Questa la sapevi? In ogni caso, questi francesi si portarono via tutti i metalli che sarebbero servito per la statua del San Carlone. Arriva la fine del secolo, gli anni 1690, così, ed era a capo del progetto un prete che si chiamava padre Giorgio Martinelli. Giorgio Martinelli. E Giorgio Martinelli, a corto di denaro, a corto di progetti, a corto di metalli, un giorno si vede arrivare un pastore del luogo, dice: capisco che avete bisogno di bronzo. Dice: guardi, non troppo lontano da qui, infatti, a due passi. Dice: c'è qualcosa che spunta dall'erba del prato accanto al lago, accanto alla riva del lago, che sembra bronzo, sembra una campana. Silvano, prima di proseguire, accendi la luce. Silvano, prima di proseguire, accendi la luce che ti si vede pochissimo. Va bene così? Perfetto, ottimo, grazie. Allora, arriva questo pastore e dice al padre Martinelli che c'è qualcosa che sembra bronzo sulla riva del lago. Allora manda una squadra di lavoratori con picconi e pale, eccetera, e cominciano a scavare. E scava, scava, la cosa non era tanto piccola. E non si capiva se fosse una campana, se fosse un cannone, se fosse chissà che cosa. Insomma, fino a quando non rimossero l'ultimo pezzo di terra, si vide che cosa effettivamente era. Era l'emblema di Priapo, in pieno Grazie. XVII secolo, ma era di bronzo. Allora, c'erano i pudici che non volevano usare questo pezzo osceno per la statua del San Carlo, ma padre Martinelli disse: guarda, se la provvidenza ci ha fatto questo regalo, non saremo noi a rifiutarla. E che questo, da essere un pezzo osceno, diventi qualcosa per la gloria di Dio, si va perfettamente bene. E allora cominciarono a tagliarlo, ad affettarlo come se fosse stato un salsiccione. Ed effettivamente cominciarono a fonderlo. C'era tanto di quel bronzo, che 5 tonnellate era una cosa enorme, che ce ne fu non solo per la faccia e per le mani di San Carlone, ma anche per diverse campane del circondario, che ancora oggi sono i loro rintocchi col bronzo del Colosso. E così fu. Col bronzo di un pezzo del Colosso. Un pezzo, sono le faccia e le mani sono di bronzo, il Sì. resto sono di altra cosa. Ma Sì. insomma, così fu che la faccia e le mani di San Carlone dovessero essere fatte con il pezzo, con l'uccello proveniente dal Colosso di Roma.
E io ho finito, però chiudo con una considerazione, una sola considerazione. Ammesso e concesso che insegnanti italiani conoscano questa storia alla perfezione, la mia domanda è chi di loro potrebbe raccontarla in classe e a chi? A loro la risposta. Ma secondo te questa storia, Silvano, io non la conoscevo, lo ammetto apertamente, non c'è niente di male. Ma secondo te quanti conoscono questa storia? Tutti quelli che hanno letto il libro di Piero Chiara, che fu uno scrittore italiano validissimo, morto nel 1986, sembra. Ora, alcune di queste notizie sono storiche. Per esempio, il nome della moglie di Tito Cornasidio e delle tre figlie lo sappiamo perché le quattro lasciarono una lapide commemorativa a Pallanza, celebrando il marito deceduto. Quindi questa è storica. Esistono altre iscrizioni, altre lapidi che sono state trovate in Siria, sempre a nome di Tito Cornasidio. Quindi la sua esistenza è storica. Quello che non è storico, che è dovuto all'immaginazione, alla penna di Piero Chiara, sono ovviamente i dialoghi tra i personaggi di cui ho raccontato, quindi non possono essere storici. Che il pezzo si sia trovato al Verbano è anche questo storico, questo non lo si può dubitare. E quindi da questi due estremi, Piero Chiara raccontò la storia ed è pubblicata in un racconto che si chiama Sotto la sua mano. Quindi chi lo vuole leggere in dettaglio, in particolare, lo può leggere nel libro di Piero Chiara. Ma chi va a visitare questa statua, no? Del Borromeo, proveniente da una certa fonte, o c'è scritto? No, non solo si può visitare, si può andare, si può anche salire dentro, è vuota, e c'è una scala che ti porta fino alla testa. Quindi si può anche osservare il Lago Maggiore dagli occhi della statua di San Carlo. Bene, bene, bene. Quindi è molto affascinante questa storia, come fu realizzato questo colosso. Poi un pezzo importante di questo colosso, e poi come da questo pezzo si è arrivati a realizzare una statua importante. Io ti ringrazio, è veramente affascinante questo racconto, Silvano. Posso preannunciare che la prossima volta invece parleremo dei Templari? Sì. Per fare un po' di chiarezza sui Templari, ritieni che ce ne sia bisogno, Silvano? Sì, ce la faremo. Sì, no, dicevo, ritieni che ci sia bisogno di fare un po' di chiarezza sui Templari, perché si raccontano Sì, tantissime cose. c'è bisogno, sì. Va bene, io ti ringrazio ancora, grazie perché c'è bisogno, perfetto. Ti ringrazio di queste domande su come facevano gli antichi a realizzare opere di questo tipo, insomma, veramente opere ciclopiche, gigantesche. Assolutamente, Bene, Silvano, ti ringrazio ancora e alla prossima con i Templari. Grazie, buona domenica. grazie, ciao. Ringrazio Mattia.